Ciao ragazze, benvenute o bentornate qui sul mio canale. Oggi un nuovo video in cui andiamo a truccarci insieme e andiamo a provare una delle palette più belle che io abbia mai visto. Sono molto curiosa e oggi voglio cimentarmi in un look arcobaleno che ho visto da una ragazza su Instagram. Spero di riuscire a fare qualcosa di simile perché era veramente bellissimo. E questa palette, che sarà la protagonista del video, è perfetta per fare un look arcobaleno. È la XX Cloud Shadow Palette di XX Revolution, che non rientra nemmeno in videocamera, ma ragazze è qualcosa di spettacolare. Ve la faccio vedere, guardate la meraviglia delle meraviglie. Non so nemmeno se ci sta esatto in videocamera. Questa qui è la palette che andremo a provare oggi e ditemi voi se non è perfetta per fare un look arcobaleno, quindi è quello che faremo oggi. E abbiamo da provare anche a tanti altri prodotti che ho preso su Maki Beauty, quindi direi di iniziare subito con il make up. Ovviamente vi ricordo che potete supportarmi con un pollice in su, con un commentino e iscrivendovi al mio canale, e vi ricordo che tutti i prodotti che vedrete in questo video sono scontabili al 10% su Maki Beauty con il codice Giulia Pulcini e scontate tutto il sito Maki Beauty in generale, quindi se c'è qualcosa che vi serve o che volete ricomprare potete scontarlo del 10%. E ora basta intro, iniziamo! Ok, partiamo dal fondotinta. Io ho già applicato il mio primer preferito, questo qui, Liquid Powder di Revolution, e ora passiamo al fondotinta. Ne ho ordinati due. Ho riordinato l'HD Liquid Coverage di Catrice, che avevo completamente terminato, sapete questo è il mio fondotinta preferito, ve lo consiglio, secondo me è un fondotinta che si adatta sia alle pelli un po' più grasse sia alle pelli un po' più secche ed è un fondo veramente pazzesco. Ma visto che me l'avete visto usare già tantissime volte, oggi voglio andare a provare con voi questo brand che è Milani Cosmetics, un brand americano che si ispira alla moda italiana di Milano, che mi ispira tantissimo. E tra l'altro, dopo che io ho ordinato questi prodotti su Maki Beauty senza dirlo a nessuno, sono stata contattata direttamente dal brand per collaborare, quindi sono molto molto contenta e vi mostrerò quello che mi arriverà, che ancora sto aspettando insomma. Comunque ho ordinato il Conceal Plus Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer di Milani. Ho preso la tonalità 00A Porcelain, che spero vivamente sia la mia, e lo andiamo a scoprire subito. Vado ad applicarlo con una spugnetta che ieri era pulita, poi mi sono truccata e si è sporcata, ma andrò prontamente a lavarla dopo. Tonalità mi sembra abbastanza buona per me, proviamo. Ha un odore che, a essere sincera, non mi fa impazzire. Tonalità ovviamente adesso risulta un po' chiara in videocamera, però aspettiamo un attimo e poi una volta make up terminato secondo me potrebbe essere giusta. Allora, fondotinta applicato, sicuramente lo devo settare, lo vedo già un pochino lucido sulla mia pelle. Coprenza direi media, si stende molto molto bene, come vedete non è riuscito a coprire questo brufolo. Si stende abbastanza bene, non è tra le mie formule preferite come densità del prodotto proprio, però teniamolo su e testiamolo. Come correttore invece ne ho presi due, super economici. Abbiamo il Camouflage di Essence, che incredibilmente non ho ancora provato, ne parlano tutti, non l'ho ancora provato. E poi ho voluto prendere anche il True Skin di Catrice, nella tonalità 032 Natural Biscuit, che forse è Neutral Biscuit, scusate, che forse è un po' scuretta. Oggi voglio provare con voi appunto quello di Essence, che è il 20 Light Ivory Camouflage Plus Matte Concealer. Interessante, lo proviamo immediatamente. Ok, anche il correttore è applicato, direi una coprenza media, non è male, non è leggerissimo, si nota un pochino e va un pochino forse nelle pieghette in questa zona, però in generale mi piace. Non ho preso una cipria da provare, quindi vado un attimo con questa qua, che è la Powder Bright, se non sbaglio, di Revolution, che è ottima per il contorno occhi, super super consigliata. E sul resto del viso vado con una cipria, specialmente nella zona T, perché abbiamo da provare un blush in crema, quindi lascio un pochino più libera questa zona.
Ok, ho leggermente settato il mio viso, voglio passare al contouring, blush, illuminante. Andiamo a provare insieme una palette ancora di Milani che ho preso perché mi ispira tantissimo. A parte che è bellissima e poi secondo me è molto comoda anche ad esempio per viaggiare perché è una palette viso, occhi e tutto il resto. Sto parlando di questa qui di Milani, è la All Inclusive High Cheek and Face Palette e all'interno abbiamo... Ora vi tolgo anche la plastichina, però abbiamo appunto questo set di polveri, abbiamo un blush matte, un blush luminoso, tre ombretti sui toni molto nude, diciamo, un bronzer che mi ispira molto, secondo me per la mia carnagione va bene, e un illuminante che andremo a provare tra pochissimo. In più allo specchio, quindi per viaggiare dovrebbe essere perfetta. Trovo anche che sia interessante la scelta degli ombretti, non so poi come sono qualitativamente parlando, perché hanno scelto di inserire un ombretto più chiaro, fa riflesso, non riesco a non fare riflesso. Ok, un ombretto più chiaro, uno shimmer e uno più scuro, quindi molto molto interessante. Oggi andremo a provare solamente bronzer illuminante di questa palettina perché ho da provare un blush in crema e voglio provare quello. Ok, inizio dal bronzer, vado a prenderlo, non so quanto è pigmentato, quindi inizio con calma, poi al massimo aggiungo prodotto e andiamo a provarlo. Allora, ok, già noto che per i bronzer che sono abituata ad utilizzare io, mamma, beh, è molto pigmentato, questo sicuramente, non ero pronta a tutto ciò. Per i bronzer che sono abituata a utilizzare io noto che è un pochino rossiccio, quindi se non vi piacciono i bronzer troppo rossicci forse questo qui non farà al caso vostro. Allora, sulla guancia si è sfumato molto bene, devo dire che invece sulla fronte fatto un po' più di fatica, adesso provo a sfumarlo un po' con una cipria. Ok, bronzer applicato, non mi convince troppo la tonalità, sono abituata a qualcosa di un pochino meno rossiccio. La polvere mi piace, non è male, non è il miglior bronzer che abbia mai provato come sfumabilità, però devo dire che tutto sommato alla fine il risultato è ottimo. Allora, come blush voglio andare a provare con voi questo qui di NYX, che è il Sweet Cheeks nella tonalità Nude Tude, e sono fortemente convinta, anche vedendo un po' le uscite dei brand, che quest'estate i blush in crema saranno tra i prodotti più utilizzati secondo me, per quanto riguarda ovviamente la categoria dei blush. Io amo molto i blush in polvere, però anche i blush in crema devo dire che spesso mi danno delle grosse soddisfazioni, e quindi andiamo a provarlo. L'applicatore sembra quasi quello di un rossetto liquido, anzi deve essere molto molto simile ai rossetti di NYX, tipo il soft matte, vabbè, comunque sì, lo andiamo a provare immediatamente. Ho scelto questa tonalità che mi ispira da morire, se dovesse essere valido voglio andare sicuramente a ordinare almeno un'altra tonalità, e questi qua si scontano su Maki Beauty, ma proviamoli immediatamente. Tra l'altro il colore è talmente bello che vorrei troppo metterlo anche sulle labbra, sarebbe un nude bellissimo. Comunque, visto che i blush in crema sono sempre un po' un tarnallotto come sfumabilità, penso che andrò a applicarne poco poco e lo sfumerò prima da un lato, perché se lo applico da tutti e due rischio che si asciughi, quindi lo applico direttamente, non so se così è poco, e lo vado, in realtà diceva di sfumarlo con le mani, quindi proviamo a sfumarlo con le mani. Forse ne ho applicato molto molto poco, però guardate già che bello. Sì, ne ho applicato sicuramente poco. Andiamo a metterne un altro po' e a sfumarlo. Lo porto anche un pochino più avanti. E direi poi di andare anche un pochino con il pennello. Ok, sono andata leggermente a scaricare il colore. Voi in videocamera lo vedete molto chiaro, in realtà si nota molto, devo dire che si è fuso benissimo con la pelle, sfumabile veramente in modo facile. E ora torniamo sulla palettina di Milani, questa qui, e andiamo a provare insieme l'illuminante. Vado con questo pennello di Jessup, non so bene come sia questo pennello come illuminante perché penso di non averlo mai usato, e andiamo.
Ups. Wow. Caspita. Non si scherza, ragazze, come illuminante. Voglio fare una cosa, poi la smetto. Voglio prendere anche un po' di questo blush e provare ad applicarlo al di sopra di quello di NYX, tanto l'abbiamo già visto, per dargli ancora più intensità. Alla fine verrà fuori un pastrocchio sicuramente. Per quanto riguarda invece l'illuminante, mi piace molto il fatto che sia leggermente doratino. Trovo che sia un pochino pesante, se vedete si nota molto, è proprio di quelli che vi lascia lo striscione, quindi mi piace, ma secondo me dovete andarci con cautela perché è molto molto pigmentato e si nota parecchio. Non mi sta facendo impazzire, se devo essere proprio sincera sincera, il fondotinta, perché noto che non è omogeneo secondo me in questa zona del naso. Comunque andiamo avanti e poi alla fine tireremo le considerazioni finali. Ok, mi sono messa avanti con le sopracciglia e ho settato la mia base. Possiamo passare agli occhi. Momento clou di questo video, andiamo a creare il make-up che ho in mente. Premetto, non sono una make-up artist, oggi voglio provare qualcosa un pochino fuori dalle mie corde, se non verrà perfetto, diciamo che ce lo si può aspettare. Però voglio provare il più possibile ombretti della palette di XX Revolution. Volevo mostrarvi anche questi qua, sono gli Eye Makeup Tape di Catrice e sono praticamente degli scotch che voi potete andare a mettere qui nel dove finisce l'occhio o per fare l'eyeliner o per creare la sfumatura degli ombretti. Ho voluto provarli, solitamente non utilizzo lo scotch e in realtà penso che andassero messi prima della base, ma fa niente. Al massimo dopo andrò a metterla a posto. Questi qui sono gli adesivi e sono perfetti per chi magari ha le prime armi, non vuole creare troppo un mappazzone alla fine dell'occhio e quindi ho pensato magari di provarli oggi con voi. Ok, ho provato ad applicare questo cerottino, è un po' scomodo, devo dire che io solitamente non utilizzando nulla mi trovo un po' in difficoltà adesso e voglio partire con un occhio, poi passiamo all'altro perché sennò faccio casino. Andrò a fare prima l'occhio sui toni dell'azzurrino e del blu, del viola, scusate. Penso di partire con un colore molto molto chiaro, ad esempio questo qui, questo molto molto chiaro, e lo applico proprio all'interno dell'occhio. La cosa bella di questa palette, sembra molto pigmentato, è che per ogni singolo colore avete uno shimmer abbinato, quindi secondo me è perfetta per fare questo look che ho in mente. Ok, vado a prendere con lo stesso pennello, credo, perché sennò li finisco e non so come fare. Penso che andrò, non riesco mai a prenderla su, con questo qui, questo blu, leggermente più scuro e vado a sfumarlo proprio a fianco. La mia speranza è che questi ombretti si sfumino bene insieme, perché altrimenti non riuscirò assolutamente a creare il look che ho in mente. Ci vuole ancora qualcosa di un po' più scuro, quindi prendo quello ancora più scuro. Vediamo se riesco. Quindi direi di andare direttamente. Ah, potrei andare prima con questa cialda grande viola e dopo andare con questo più scuro all'esterno. Cambio pennello perché prima ho utilizzato i blu e vado appunto con il viola, quello un pochino più pastelloso. Fa più fatica a sfumarsi con il blu. Però no, dai, è carino. Diciamo che blu e viola sono due colori che non si sfumano troppo facilmente. Vado a concludere all'esterno con il viola più scuro e qui ci torna utile la nostra Shape Tape di Catrice perché possiamo andarci sopra tranquillamente. Lo porto anche in giù, spero stiate vedendo. E questa sarebbe la nostra sfumatura del primo occhio, direi che ci siamo. E ora vado con i corrispondenti shimmer, quindi all'interno dell'occhio vado con questo qui, penso che andrò un pochino con le dita perché se no non ho più pennelli per fare il resto e vado appunto con il primo shimmer. Wow, che bello, guardate, bello. Poi vado con, aiuto, questo qui,
probabilmente non starete capendo una mazza, e vado appena dopo questo azzurino chiaro fino a dove ho applicato il blu nella parte superiore. Sì, che bello, guardate che belli, wow. E lo applico ancora a fianco al blu e lo vado a scurire con un viola scuro, come potrebbe essere ad esempio questo. Ok, vado un attimo a riprendere i colori che ho utilizzato prima, quindi il rosa, e vado ad aumentargli la pigmentazione e anche un po' di violetto. Ok, vado un attimo a togliere la mia shape tape per vedere se ha funzionato. Direi di sì. L'unica cosa, noto che il viola esterno rimane un pochino da sfumare, perché come vedete, beh, però è bello, ma secondo me è troppo marcato. Devo dire che la shape tape ha funzionato. Sì, l'unica cosa, rimane troppo scuro questo viola. Nella rima inferiore vado a prendere gli stessi ombretti che ho utilizzato nella palpebra superiore, e vado a sfumarli al di sotto dell'occhio, semplicemente. Ok, primo occhio direi che ci siamo. L'unica cosa che continua a non convincermi è il viola, che non riesco più a sfumare, e credo che sia colpa un po' dello scotch, forse senza avrei sfumato un pochino meglio. Dall'altro occhio vado a fare invece i colori un po' più caldi, quindi parto con un giallo, ve li mostro subito perché dopo vado veloce, sennò qua viene un video di 3 ore. Vado con un giallo, vado con un arancione e l'unica cosa, mi manca il rosso. Cavolo, mi manca il rosso, perché questi qui non sono proprio rossi. Provo, e se poi dopo non sono abbastanza rossi, mi sa che ne vado a prelevarne uno da un'altra palette, concedetemelo. Vi confermo che mi manca il rosso, quindi sono andata un attimo a barare, ho preso la palette di Beauty Bay, in cui andrò a prelevare questo qui, che è un bel rosso, perché effettivamente nella palette di XX Revolution manca un rosso come serve a me. Ok, abbiamo i nostri matte anche dall'altro lato, andiamo con gli shimmer. Allora, direi di prendere questo dorato e applicarlo al centro. Poi andrei con questo qui arancione e lo applico all'esterno, al centro, cioè al centro della palpebra. E poi provo con questo qui, se non è troppo rosso mi tocca andare di nuovo nell'altra palette. Diciamo che manca un po', secondo me, un tocco di rosso in questa palette per fare quantomeno questo look che ho in mente io. Che bella questa formula, questo giallo è super cremoso. Mi brontola la pancia. Vado con l'arancione al centro. Wow. E fatemi un attimo swatchare questo qua per capire se è abbastanza rosso. No, troppo rosato. Niente, mi manca il rosso, mi sono un po' complicata la vita, quindi vado a concludere anche il rosso con la palette di Beauty Bay. Applico questo qua, shimmer. Scusate se ho un po' barato, però volevo troppo fare questo look arcobaleno e non ho abbastanza colori, secondo me per farlo mi manca proprio solo il rosso. Una cosa però devo dirla, zero fallout questa palette, quindi non mi sono assolutamente pentita di aver fatto prima la base. Ora vado a fare nella rima inferiore la stessa sfumatura che abbiamo fatto al di sopra. Ok, ecco qua, abbiamo terminato i due occhi. Allora, devo dire che sono riuscita a sfumare peggio, meglio questi e peggio questi. Non mi piace troppo come si sfumano l'azzurro e il fucsia, penso che andrò a provare un attimo a sfumarli ancora, e mi si è applicato troppo intensamente il viola
fa un pochino macchia, mentre dall'altro lato invece secondo me sono molto molto meglio. Credo che questo sia un look da ciglia finte, quindi ci vediamo qua tra più o meno una settimana quando sarò riuscita ad applicarle e poi proviamo un rossetto. Ok, in questo momento mi sento un po' una pazza, non avevo mai applicato in vita mia delle ciglia così esagerate. Non sono applicate benissimo e devo dire che ho avuto molta molta difficoltà, ma le ciglia finte sto ancora imparando a utilizzarle. Comunque, per vostra informazione, sono di Shiglam. Questa tende un po' in giù, non so perché. Sono di Shiglam, sono della collezione Stay Wild. Le avevo lì da un po', ma non mi sentivo mai pronta di utilizzarle. Devo dire che con questo look arcobaleno ci voleva qualcosa di extra. Non mi sento molto a mio agio con delle ciglia così esagerate, però devo dirvi che sono molto molto belle. Direi di andare a concludere il video con un liquid lipstick. Allora, io non ho idea di quale colore possa stare bene con questo tipo di look. Continua a non convincermi la sfumatura qua, ma cosa ci vogliamo fare? Abbiamo un liquid lipstick di Ofra. Questo è il Long Lasting Liquid Lipstick nella tonalità Duchess, che in realtà non è così tanto violacea, spero. Lo vado ad applicare, credo di applicarlo senza matita, cercherò di fare del mio meglio e andiamo a vedere com'è e se sta bene. Ed ecco qua, ho applicato anche il liquid lipstick, per fortuna non è un colore troppo acceso, troppo extra, perché direi che oggi siamo già andati abbastanza extra. Sugli occhi credo che questo sia il look più extra che io abbia mai fatto sul mio canale. Allora, liquid lipstick molto molto bello. Devo dire che se considerate che non ho utilizzato una matita, si applica in modo abbastanza preciso. L'applicatore mi piace. Questa qui è praticamente una passata e mezzo. Ho dovuto solamente inserire un attimo lo scovolino per andare a dare un po' più di colore, però molto bello, non sta malissimo con questo look, non ho idea di quale fosse quello più appropriato. L'unica cosa che voglio andare a fare è evidenziare un pochino l'arco di Cupido, però devo aspettare che si asciughi il liquid lipstick. Ora vado a fissare tutto. Wow! Diciamo che adesso io devo andare in farmacia, ma che ne dite? Mi strucco o vado così? Direi che mi strucco. Comunque, aspetto un attimo che si asciuga il liquid lipstick e poi le mie conclusioni finali. Ed ecco qua, ragazze, questo è il look completamente finito. Che ne dite? Vi piace? Quale occhio preferite? Preferite quello più freddo con i toni dell'azzurro e viola o quello più caldo con i toni del giallo, arancione e rosso? Fatemelo sapere. Allora, la palette mi piace molto. L'unico motivo per cui sono andata a cercare un'altra palette è perché volevo necessariamente il rosso in questo look. Devo dire che mi piace tantissimo, guardate come sono sfumati bene. L'unica cosa, appunto, che continuo a ripetervi è che l'azzurro e il viola non si sfumano in modo perfetto. Gli shimmer sono molto belli, luminosi, in videocamera non rendono, però tipo questi qua caldi sono pazzeschi, sono secondo me più belli rispetto ad esempio ai viola, però veramente stupendi. Per quanto riguarda la base, devo riprovare un attimo il fondotinta, l'unica cosa che non mi sta convincendo al 100%. Il bronzer, come vedete, è un pochino troppo rossiccio, mi è piaciuto molto e voglio continuare a utilizzarlo, il Sweet Cheeks di NYX. Mi è piaciuto molto anche il blush che ho applicato sopra, l'illuminante. Mi piace, non è però tra i più sottili. A me piacciono anche gli illuminanti un po' più strong, però appunto dovete vedere un po' come vi trovate voi. Mi sta piacendo, mi stava per cadere, mi sta piacendo tantissimo il rossetto. Ha una formula che si è seccata, come vedete, ma non va troppo a evidenziare le pieghette. Un pochino sì, perché è un long lasting ed è matte, però molto bello, mi piace molto e quindi penso che andrò a prendere qualche altra tonalità, molto molto bello. Quindi devo dire che tutto sommato sono molto soddisfatta di quello che ho provato. Il correttore mi piace, molto molto bello, nulla da dire. Continuerò a provarlo, ma per ora promosso. E niente, io vi ricordo, se volete fare un ordine su Maki Beauty con il codice Giulia Pulcini potete scontare tutto quanto del 10%. Fatemi sapere se volete altri look con questa palette, perché questo capisco che è un look molto molto strong. Per
però magari possiamo farli anche in live insieme, fatemi sapere. E niente, io direi che per oggi ci fermiamo qui. Se il look vi è piaciuto, se il mio impegno che ci ho messo e queste ciglia finte vi piacciono, assolutamente un pollice in su. Vi ricordo, se non volete perdervi tutti quanti i miei prossimi video, di iscrivervi al canale. Io vi mando un grosso bacione, vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto numerose nel prossimo video. Ciao!